Buonasera a tutti e benvenuti in diretta, speciale Setup Art Fair 2015 Wurlick TV. Siamo partiti un po' in ritardo perché abbiamo finito di fare delle riprese, delle immagini e delle interviste che poi rivedrete sia oggi che nei prossimi giorni, perché qua noi al Setup Art Fair 2015 staremo 3 giorni, ovvero stasera, domani e dopodomani. Ovviamente intervistando i protagonisti della fiera e anche gli ospiti della fiera. Tra l'altro noi ringraziamo, quindi la Wurlick ringrazia Setup Art Fair 2015 nella persona delle direttrici di Simona Gavioli e Alice Zannoni che ci hanno concesso di essere qua quest'anno a parlare con i loro ospiti. Ovviamente oltre a Setup Art Fair, qui dalle autostazioni di Bologna, proprio accanto alla stazione dei treni, ringraziamo anche i nostri sponsor che vedete qua sul roll-up, Spunmai, Concertira, Inside Club, Fare Musica ed Aucope. Tra l'altro alcuni di loro verranno anche qua nel nostro studio a parlare in questi giorni. Il tema di quest'anno della mostra è la terra, come poi avremo modo di riparlarne. Infatti qui davanti a noi abbiamo il nostro bonsai ben ancorato sul suo terreno, il suo terriccio, ma che dire, bando alle ciance, partirei subito con il primo servizio che è stato girato ieri, il giorno 22, giovedì 22, all'apertura della fiera Setup Art Fair 2015. Prego dalla regia. We'll be right back.
In studio siamo al Setup Art Fair 2005 e ci è venuto a trovare Fulvio Chimento del comitato scientifico che ovviamente presiede la manifestazione della fiera. Allora Fulvio, io ti domanderei subito, ovviamente il tema sappiamo che è la Terra, un tema importante, un tema che si ricollega anche alla nostra economia, una delle nostre economie base in Italia che è l'agricoltura e il cibo. Quindi in che modo, ti domanderei, secondo te appunto la Terra si ricollega all'arte? Ma diciamo che questo è un discorso su cui in molti stanno puntando, che è il discorso della relazione tra l'arte e la terra e se vogliamo anche tra l'arte e il cibo, però poi in realtà è un discorso complesso da affrontare e anche molto rischioso. Rischioso soprattutto nei confronti del mondo dell'arte. Una tematica legata all'Expo, perché diciamo sono ovviamente per la nostra nazione sono due aspetti importanti. Sia un aspetto legato allo spettacolo, quindi all'arte, ma ovviamente anche la grande tradizione, anche una grande tradizione alimentare. Tuttavia questo schiacciamento esistente nel cercare di affrontare tematiche artistiche in relazione al cibo, secondo il mio punto di vista, farà più danni che altro. Come mai questo, la tua opinione? Perché in realtà l'arte può affrontare la tematica del cibo, dell'alimentazione, della natura, della terra, se riesce a coglierla da certe angolature. Quindi ci vogliono delle angolazioni particolari per affrontarlo, quindi un tema potrebbe essere ad esempio quello di cercare di capire perché un numero sempre maggiore di persone ad esempio condivide ciò che sta mangiando sui social network. In qualche modo cioè, è un binomio in cui secondo me ha quello tra arte e cibo, in cui l'arte ha in qualche modo solamente da perderci, invece quando ribaltiamo questo rapporto l'alimentazione ha avuto dei grandissimi vantaggi, pensiamo a tutti quanti i grandi chef che hanno avuto anche grande successo, anche perché si propongono non più solamente come dei cuochi ma come degli artisti, quindi certo. È un binomio che va a vantaggio del mondo dell'alimentazione e invece tende a creare uno scompenso nei confronti del mondo dell'arte. Non a caso, so se sapete quello che è successo nella Galleria Civica di Modena, in cui il direttore si è dimesso perché lo spazio della Galleria Civica di Modena, in cui organizzavano delle mostre da 50 anni, è stato trasformato nella palazzina dell'Expo della città di Modena, quindi al posto delle opere ora ci saranno una mostra di prodotti tipici gestita da un grande chef italiano che è Bottura. Quindi diciamo, il mondo dell'arte da questo binomio ha solamente, secondo me, rischia di perdere. Ritorniamo un po' più nel dettaglio, quindi sulla fiera, sul Setup Art Fair 2015, fai parte del comitato scientifico, ci sono tante gallerie e tanti artisti coinvolti, addirittura in qualche galleria mi è capitato di vedere anche 4, 5, 6, 7 artisti, quindi tra l'altro c'è un premio in lizza, un premio su cui voi avrete da decidere ovviamente a chi sarà assegnato. Ecco, cosa ne pensi degli artisti? Un parere generico, ecco, su come è stato presentato quest'anno la terza edizione di Setup. Guarda, partirei dando un giudizio generale su quelle che sono le fiere d'arte in generale, per arrivare poi a spiegare anche perché poi ho scelto di partecipare facendo parte del comitato scientifico. Diciamo, il tema delle fiere è un tema molto, molto dibattuto. E, diciamo, il mio giudizio tendenzialmente è abbastanza critico in materia. Setup, secondo me, a differenza di altre fiere, ha una qualità. Intanto il luogo dove viene organizzato, quindi l'autostazione, è l'autostazione per Pullman più grande d'Italia, è un luogo che in qualche modo si presta proprio a delle attese. Tutti quanti abbiamo aspettato una volta nella vita un pullman e ci saranno venuti in mente dei pensieri, quindi venendo qui, facendo il sopralluogo in questo luogo abbandonato, ho avuto proprio la sensazione di questa attesa come una sorta di metafora dell'arte contemporanea e nello stesso momento anche di questo luogo che si aspettava ad accogliere proprio delle opere.
Altro motivo per cui ho deciso di prendere parte è perché secondo me il programma culturale è un programma di livello e all'interno di questo, visto che sono state invitate persone che magari non tutte diciamo rivestono degli incarichi ufficiali, ma c'è una certa attenzione per il territorio, ovvero per quelle persone che fanno ricerca anche un pochino nell'ombra, ma che portano avanti diciamo dei progetti credendoci veramente. E anche la scelta di diciamo realizzare all'interno degli spazi espositivi un progetto curatoriale e un premio Under 35, diciamo anche questa mi sembra una cosa buona. Ora, non in tutti quanti gli stand è possibile rintracciare un vero e proprio progetto curatoriale, però diciamo qualcosa si vede, ecco, e anche in relazione ad altre fiere, insomma, c'è sicuramente una freschezza maggiore. Senti, quindi il premio quando sarà consegnato? Il premio sarà consegnato domani. Domani? Insieme a tutti quanti gli altri membri del comitato scientifico riuniremo, ci confronteremo e insomma, bene, vedremo chi la spunta. Allora noi ci auguriamo appunto che la scelta sia delle migliori, ti ringraziamo per essere stati con noi e ci vediamo dopo le immagini delle prime due gallerie di Setup Art Fair 2005. Grazie.
In studio siamo con l'artista dell'Alviani Art Space, classe 1980, Raul. Ciao, ciao, grazie ciao di essere qui con noi. Abbiamo visto ovviamente prima di rientrare in studio le immagini, qualche immagine diciamo della tua mostra. Ovviamente vi invitiamo anche a vederla di persona per chi ci può raggiungere qua alle autostazioni di Bologna. Allora, Elisa Maria Cove è la tua gallerista, la curatrice del tuo progetto. Però noi ovviamente ora siamo qui a parlare con te e quindi ti chiediamo un po' diciamo di parlare del presente. Quindi questo progetto che cosa rappresenta per te, come nasce e quale tecnica hai utilizzato? Questo progetto nasce, è una espressione istintiva di quelli che sono i gesti che vanno a comporre tutti questi personaggi, e le tecniche sono miste su carta, smalto, olio, acrilico. Guarda, se vuoi l'attacco questo qui, No, non ti preoccupare, lo tengo così. Unendo queste tecniche al getto, all'energia, nasce questa esposizione che si chiama Noi siamo la rivoluzione, perché col segno, con l'espressione, si va a far uscire l'energia che appunto siamo noi. Quindi noi siamo la rivoluzione. Quindi è un progetto energetico, si energetico, può dire. Energetico, di luce, di colore. Molto colorato. Io l'ho espresso in questo modo, però è un invito a tutti ad esprimersi ognuno a modo proprio. Perché è un'epoca forse in cui le persone... Non ci si esprime più, c'è molta difficoltà. Le persone sono un po' dormienti. Quello è il messaggio, è di accendere la luce. Col colore, col gesto, con l'espressione, come vuoi. Ognuno ha il suo modo. Purché non si stia là a dormire, ma ci si attivi in qualche modo. Bisognerebbe svegliarsi, quindi con quel messaggio mio che comunque è molto colorato, è come sarebbe dire accendiamo un attimo la luce. Certo. Accendete. Perché poi oltre ovviamente al colore fai un uso anche di immagini, si può dire un po' tribali forse? Sono, sì, dei personaggi che vedo nella mia mente e li ripropongo con dei gesti, ecco. Con pochi gesti questi personaggi prendono forma, ok? Quindi quei personaggi che siamo poi... Ognuno di noi potrebbe essere quel personaggio che può uscire o non uscire. In quel caso è uscito con l'energia, con il colore, con la materia e si è ripetuto tante volte in maniera quasi ossessiva. Perché infatti è un lavoro... Riempi pareti alla fine. Sì, è molto... potremmo definirlo ossessivo, perché comunque ripeto, anche se i personaggi sono diversi, sono tante anime, ecco, che escono, prendono forma coi colori, con diverse tecniche. È anche un lavoro, diciamo, anche di velocità, ok? C'è molto veloce nella realizzazione. Sì, non c'è una bozza. Il distinto, nasce di getto. Sì, di getto. E quindi quello vuole essere un messaggio, un invito all'espressione nascosta o meno che ognuno di noi ha dentro. Bravo. Senti, nel frattempo se dalla regia ci rimandano anche un po' di immagini riprese prima di Raul, ovviamente per l'Alviani Art Space che abbiamo girato prima, vediamo se c'hanno. Nel frattempo noi andiamo avanti, okay. E ti domanderei, ecco, ovviamente quello, la realizzazione che di oggi è frutto probabilmente di un percorso che ti porta qua oggi al Setup Art Fair. Ecco, ci puoi raccontare, visto che sei il primo artista che intervistiamo in questa diretta, ci piacerebbe anche domandare appunto qual è il percorso di un artista, o il tuo percorso. Ma guarda, il mio percorso è stato un percorso che stavo facendo un altro percorso, poi fortunatamente ho acceso la luce e ho capito qual è il percorso mio, quindi non avendo diciamo una formazione accademica, ma avendo questa energia, questo getto, diciamo che mi ti sale da dentro. Che mi sale da dentro, bravo.
è salita. Parte da giù è salita, allora ho detto, questo sono io, questo posso fare, questo mi piace fare. Quindi già nel momento in cui ho capito che provavo piacere nel farlo, ho capito che la strada era quella, giusta. Quella giusta. Poi tutto il resto viene, potrà venire, tutto un di più. Intanto c'è la mia espressione che comunque già mi dà tanto. Andando di jet, infatti, non ti domanderei nemmeno il tuo futuro, perché vai di jet, lo vivi. Ma lo vivo quello che minuto, cioè, per minuto, sì, a distanza. Quello che capita, cioè, comunque, cioè, quello che capita, nel senso, sempre comunque la mia voglia di espressione è tanta, quindi in teoria tante mostre. Dico quelle che capita perché non è che ho un programma. Adesso dovrò fare una mostra a Londra a marzo. Però poi da lì diciamo che non ho ancora pensato cosa farò. L'estate passata sono stato in Ibiza a dipingere. E poi, un po' in giro per l'Europa. Sì, sono un po' in giro perché mi piace cambiare spesso le location per una questione anche energetica. Dai. Certo, senti, a livello energetico, quindi a parte il discorso che forse le persone sono un po' spente, dovrebbero un po' riaccendersi, alle fiere è la stessa cosa o si trovano anche persone un po' più interessate? Guarda, sono sempre interessanti perché vedi il mondo con altri occhi, cioè, o meglio, vedi da altri punti di vista quella che potrebbe essere l'arte di oggi. Le fiere secondo me sono sempre molto stimolanti, poi ce ne sono alcune magari un po' più, un pochettino più old e altre un pochettino più new. Questo, adesso siamo in una di quelle new. Più new. E cerchiamo anche noi di portare il nostro contributo, come del resto fai anche te, perché penso ci sia bisogno di spazio per i giovani, questo è assoluto. Una cosa che forse in Italia stiamo riniziando ora. Sì, infatti questo ci vuole in Italia. Bene, tante novità. E allora rivoluzione. Bravo. Noi siamo la rivoluzione. Noi siamo la rivoluzione. Grazie a Raul e a Alviani Art Space e a Maria Covri per averti fatto venire qui da noi a parlare. Grazie mille, Raul. Grazie a voi. Siamo tornati solo per dirvi che adesso, prima del talk show, perché poi dopo riprenderemo con le nostre interviste agli artisti, ai galleristi di Setup Art Fair 2015, proprio adesso manderemo in onda delle immagini, delle interviste che abbiamo fatto in giro per Bologna quest'oggi, proprio per introdurre quello che sarà il talk show che tra poco prepareremo qua in diretta. Quindi immagini riprese in giro per Bologna oggi pomeriggio. Warlick TV speciale Setup Art Fair 2015 è a Bologna e siamo andati in giro per chiedere alle persone che cosa ne pensano dell'arte contemporanea e se l'arte contemporanea possa essere un motore di rilancio della nostra economia. Cosa ne pensi dell'arte contemporanea? Credo innanzitutto che l'arte sia una cosa veramente fondamentale oggigiorno. Dell'arte contemporanea, l'arte, per come la vedo io, è in continua evoluzione, quindi seppur molta gente veda con un occhio non di buon occhio certe l'evoluzione dell'arte o delle cose in generale, io credo che non bisogna mai fermarsi alle apparenze. Credi che l'arte contemporanea, comunque l'arte in generale, possa essere un motore di rilancio dell'economia italiana? Perché no, certo. Qualunque cosa potrebbe essere presa come un motore di rilancio, qualche cosa che sia innovativo, qualcosa che non sia già stato visto. Senti, frequenterai le fiere che sono in giro in questi giorni, tipo Setup Art Fair? Se ce ne sarà la possibilità, perché no? Bene, allora ti aspettiamo là, che noi siamo a Setup Art Fair, grazie. Grazie mille a voi. Cosa ne pensa dell'arte contemporanea? Beh, è una domanda un po' generica, mi sembra, no? L'arte contemporanea può essere un motore di rilancio dell'economia italiana? Beh sì, se è cultura, sì. Cioè, poi c'è arte contemporanea, qui a Bologna abbiamo quello barobero che hanno fatto qui sul Ponte di Galliera, per esempio, che sarebbe da buttare via. Non è tanto d'accordo. Su certe dipende, non è mica in maniera generalizzata, cioè ci sono cose fatte bene e cose fatte male, come un po'
tutta la storia della cultura, insomma, dell'arte. Poi, ecco, sul piano appunto di... cioè, non credo al deficiente che ha detto che di cultura non si mangia. Questo è veramente un dei capolavori, è vero. Grazie mille. A livello economico la città risponde bene quando ci sono delle attività culturali, c'è la gente partecipa, le persone partecipano? Beh, dipende. Si può, dipende dal costo dell'evento culturale. Le fiere d'arte che ci sono in giro ora, secondo voi, sono fruibili per anche i giovani oppure sono un po' over le possibilità? Un po' over, cioè nel senso, boh, magari se ci fossero delle riduzioni per gli studenti, cose di questo genere, riusciremmo magari anche noi a partecipare a determinate cose, delle agevolazioni magari economiche. Sì, ci sono, ma sono minime. Cioè, rimane comunque un evento costoso se è 15 euro, 20 euro, per magari un ragazzo che è fuori sede o che studia, sono già tanti. Voi siete studenti fuori sede? Sì, fuori sede. Dove siete? Abruzzo. Abruzzo, tu? Codrignano. Codrignano? Sì, sì, romagnola. Sei romagnola, bene, bene. Va bene, ragazzi, noi vi ringraziamo e un prossimo evento culturale al quale parteciperete? Quali ci sono? Potete venire a trovarci al Setup Art Fair qua a Bologna da oggi fino a domenica. Credo ci siano anche delle riduzioni, tra l'altro. Di quanto? Di un bel po'. Di un bel po', ok. Allora passeremo. Grazie. Ciao. Ciao, ciao. Che cosa andate a vedere ad Arte Fiera? Tutto quello che c'è. Siamo aperte a tutto. Cosa vi aspettate di trovare quest'anno? Ah, non saprei. Quello, boh. Più installazioni, più sculture. Installazioni luminose. Ah, ok, quindi preferite installazioni tipo fatte di luci? Sì, sì, ci piace. Senti, quindi, ma secondo voi l'arte contemporanea può essere un motore di rilancio dell'economia italiana? Ah, difficile. In piccola parte, in piccolissima, insieme a tante altre cose, sicuramente non sola. Senti, voi cosa siete, studentesse o bolognesi? Studentesse bolognese, sì. Li conoscete invece il Setup Art Fair? No. Allora, Setup Art Fair, là, la stazione, l'autostazione, noi siamo là, magari ci vediamo più tardi, dopo che siete state all'Arte Fiera, ci dite com'è andata. Va bene. Grazie. A voi. Ciao, buona giornata. Ciao. Allora, sapete che è la settimana dell'arte a Bologna, frequenterete le fiere che ci sono in giro? Sì, è molto interessante, ci starebbe andare anche un giorno. Un'esperienza formativa anche. No, sì, so che in questo periodo c'è la fiera e non è in programma, però mi sa che farò un salto con gli amici. Quindi, voi sapete, noi siamo del Setup Art Fair, quindi venite a trovarci alle autostazioni. Ecco, normalmente durante l'anno frequentate gallerie d'arte o, non lo so, musei o qualcos'altro nell'ambito? Ma solitamente no, anche perché anche nelle scuole non le propongono molto, però quando c'è un'occasione ci sta a sfruttarla. Pensi che dovrebbero, secondo voi, coinvolgere di più gli studenti in qualche modo in questo fenomeno dell'arte contemporanea? Guarda, io ti dico, per quanto riguarda l'arte contemporanea, mi è capitato di andare a visitare un museo qua a Bologna, di cui adesso non ricordo il nome, e qualche anno fa. E per quanto riguarda l'arte in generale, quest'anno dovremo fare alcune attività legate e si può interessare, io dico, dovremo fare anche un progetto con la nostra professoressa di arte che comprende appunto la visita di un palazzo antico in cui noi ragazzi faremo da guide, quindi comunque sì, cioè no, in ambito artistico comunque quest'anno stiamo lavorando molto, anche all'interno della scuola ci stanno coinvolgendo molto. Che scuola fate? Linguistico internazionale al Boldrini. Quindi qua a Bologna? Sì, linguistico Maiorana, San Lazzaro. Grazie della disponibilità, ci vediamo al Setup Art Fair, ciao, buona giornata. Buona giornata. Grazie. Grazie mille. Ciao. Rientriamo in studio, Setup Art Fair 2015, inizia in questo momento il primo dei tre talk show che si intervalleranno dopo, da intervista ad intervista durante la tre giorni. Ho il piacere di avere con me qua in studio Antonio Arevalo e Gaia Pasi, due curatori di arte,
con i quali cercheremo appunto di parlare di arte, economia e sviluppo, quindi come l'arte possa essere un motore per il rilancio economico del nostro paese e per lo sviluppo in generale. Allora, inizierei da Gaia, poi ovviamente passiamo la parola ad Antonio, cercheremo appunto di parlarlo e vorrei che prevalentemente a parlare foste voi, perché comunque io cerco di condurre e non ho gli elementi sicuramente tecnici per parlare di questo argomento che reputo difficile. Allora Gaia, secondo te l'arte in che modo dovrebbe essere vista per concepirla come un motore economico e di rilancio del nostro paese? Vabbè, l'arte non ha bisogno né di essere un motore di rilancio né di essere un qualcosa di diciamo economicamente omnivalente. Perché? Perché l'arte di fatto nella crisi non ha perso nulla. Cioè, se tu pensi che l'arte contemporanea ha perso il 5% sul mercato in crisi mondiale, è niente. Perché se si parla degli immobili che perdono fino al 50, al 55, in alcuni posti, penso alle località di mare, alle località di vacanza, no? Ha perso fino anche al 60% del valore di mercato, perciò l'arte di per sé non ha perso niente. Allora, per quello che riguarda me, il mio lavoro nell'arte, questo è un altro genere di lavoro, io faccio talent scout, curatrice, tu mi presenti come curatrice, io ho una galleria che non amo definire galleria, ma che amo definire project space, proprio perché credo di volta in volta vengono prodotti nei progetti che vengono promossi, nei progetti che vengono realizzati, soprattutto per amor mio e degli artisti. E quindi, cioè, parlare di mercato è quasi un'arroganza da parte mia, perché io vorrei, o comunque io propongo al mercato delle novità, essenzialmente, no? Che il mercato più o meno ignora o non conosce, e questo è sotto gli occhi di tutti, lo sanno in Italia e all'estero, quindi si fa un lavoro di appunto talent scouting, dove tu cerchi gli artisti, dove c'è qualcosa che ti emoziona, qualcosa che ti riempie il cuore, qualcosa che ti smuove dentro, no? Come l'arte dovrebbe fare almeno negli addetti ai lavori. E tu devi avere un po' di coraggio per portarla ad un pubblico. Certo è che quest'arte non può costare delle cifre assurde, cioè delle cifre di realizzo, ci sono dei pezzi d'arte, non sto adesso a dire che costano 100, 300, 500 o no, a fare, diciamo, o a fare se nomi, se sì può, certo ci sono, ci sono, dire, c'è diciamo, un Fontana, un 60-50 di Fontana fa 900.000 euro in asta un mese fa, perciò Mambor muore da 15 giorni e triplica il suo prezzo di mercato, però non è il lavoro che faccio io. Il lavoro che faccio io forse un po' più arrogante da un certo punto di vista, perché comunque mi arrogo il fatto di portare sul mercato un qualcosa che a me mi piace, che mi colpisce, che mi fa vibrare, che mi dà un senso a continuare questo lavoro qua, che altrimenti non ne avrebbe. E poi è una sfida, no? Perché a un certo punto poi arrivano i collezionisti, che sono i giudici del mercato, perché se il collezionista ti compra, sotto un certo punto di vista ti dà ragione. Se arriva l'amico curatore che cura il padiglione alla Biennale di Venezia e io gli posso dare una mano da umile operatore, però non ho un posto di prestigio che posso così fare spostare di conseguenza un'economia, beh, insomma, tu aspetti un risultato e il risultato che arriva è tutto oro, però l'onestà sta nel dire: io rischio come curatore a fare una nuova proposta, rischiano i collezionisti a comprare una nuova proposta. Perciò il tutto ancora si muove nella purezza del mi piace. Perché se a te ti piace un paio di scarpe, tu sei disposto a pagarle 200 euro. Se a te ti piace o ti super piace un paio di scarpe fatte a mano che costano 2500 euro, non solo devono piacere a te, ma a tutti i tuoi amici. E io mi fermo sulla fascia del ti piace, perciò se anche poi quell'artista non è mai stato vero, grazie a Dio, che si ferma lì sulle 200 euro del valore che si chiama decenza del lavoro, e a quel punto vinci
perché è una grande scoperta per me, ma è una grande scoperta anche per il collezionista che mi dà fiducia in quel momento, sulle 200 euro, sulle 1000 euro, sulle 5000 euro massimo, che non ti cambiano la vita, che non ti fanno cambiare un'auto di lusso, che non ti fanno cambiare la residenza, un appartamento piuttosto che un palazzo, roba che invece 900.000 euro di cui parlavamo poc'anzi, di un quadro di Fontana, ti fanno cambiare inevitabilmente, no? Allora, non ti cambia nulla, però se vinci e hai ascoltato il cuore, perché con il senno di poi il mercato ascolta il cuore, no? C'era Enrico Crispolti, che è stato il mio professore all'università, a un certo punto scrisse un libro sulle lettere di Fontana, e Fontana scrive a Crispolti a un certo punto: da che parte stai? E Crispolti risponde: ma è dalla tua, ma non posso stare a Milano a fare delle robe che vorrei fare, anche numerose, ma la mia vita è a Roma. E questo poi dopo ce lo spiega meglio Arevalo, no? Che a volte sei anche impossibilitato per economie, per robe, no? Perché se tu fai la verità, se tu sei sincero, spendi di tasca tua. È così. Cioè, non ti aspetti. E quindi sì, l'arte può essere un rilancio, però mi piace pensare che l'arte sia un rilancio dell'esistenza, più che un rilancio di un'economia del paese, perché questo paese qua è, secondo me, in balia di forze politiche apparentemente contrarreggianti fra di loro, ma di fatto serve di un sistema che permette una sopravvivenza di lusso alle forze politiche stesse. L'arte di fatto insomma non tange questi personaggi del mondo, no, ma anche perché del paese. L'ultima roba fatta in Parlamento, al di là del Ministero degli Esteri, che qualche volta espone e prende in prestito dalle gallerie le opere, perciò non le acquisisce, le ultime grandi opere comprate dal sistema politico italiano, siamo negli anni 40, negli anni 50, negli anni 60, proprio. Cioè, Schifano stava a Roma, era ignorato, Guttuso era un artista di potere, era un artista politico, era un artista schierato, quindi ha sopravvissuto bene, ma insomma c'era Boetti. Boetti tu lo compravi fino a metà degli anni 80 per un milione delle vecchie lire, un Boetti oggi costa 2 milioni di euro. Quindi vedi che la verità, che il cuore, che l'energia, che la qualità dell'arte esiste. Poi possiamo far finta che non esista, possiamo andare oltre, però nel momento che si manifesta, un collezionista non deve essere accalappiato, perché quello c'ha i soldi, bene, allora, no, questo costa questo. Se poi vince, ha vinto l'arte. Prima ancora di me che te lo faccio vedere, prima ancora di te che lo compri. Perché c'è un sistema di poesia nell'arte che dovrebbe essere peorato, protetto, mantenuto. Che te del resto fai, perché essendo attiva soprattutto per gli artisti emergenti, ti definisci appunto una... fai scouting, si può dire, una delle attività principali. Sì, beh, io sono molto arrogante, perché se ci pensi, no? Perché faccio scouting, faccio ricerca e aiuto questo sistema della sincerità, della verità a esistere. Però da un certo punto io sono anche molto arrogante, no? Perché dice, bene, perché lui e non lui? Perché... Questo però ce lo spieghi, mi piace questa linea, mi avrebbe detto ci spiegassi perché lui e non lui. Però Antonio, nel senso, tu magari non sei italiano, ovviamente, cosa... Qual è il tuo punto di vista? Sei d'accordo con Gaia su quello che dice, appunto, che l'arte è fatta per amore, è fatta per passione, i collegamenti con la politica ci sono, ma voglio dire, per alcuni sono significati qualcosa, per altri continuano a viverne anche senza, voglio dire. Certo, ma se non fosse per amore questo lavoro non l'avremmo fatto, fondamentalmente. Lo si fa perché credi nel talenti, credi nella poesia, credi che queste congiunzioni possono far crescere non solo l'economia ma anche gli artisti. E il nostro compito oggi è fondamentalmente è portare gli artisti sulla scena internazionale. Gli esempi ci sono, abbiamo portato gli altri artisti in Biennale che subito dopo sono andati a Documenta e il mercato internazionale si è aperto, è cresciuto, e oggi sono un tesoro da mantenere. Penso che in Italia il problema numero uno è che i curatori che si occupano dell'arte italiana sono pochissimi, perché
dicono i collezionisti non vogliono gli italiani. Questo è un grosso problema che bisogna risolvere, perché non, risolverlo, perché non è così. Il collezionista è, se vede che tu rischi, vedi che prendi un artista e lo porti dietro e poi lo porti in biennale, dopodiché lo comprerà nel documento, lo comprerà nei luoghi di, dove si vanno a comprare gli artisti. È un meccanismo che bisogna continuare, che non bisogna fermare. Bisogna un po' fare un lavoro profondo oggi con i curatori. Bisogna ricreare una coscienza di luogo, di crisi, di ok, stiamo toccando il fondo, ma comunque dovremmo risalire. Per cui io vengo da un paese che non è depresso, ad esempio. Mi occupo oggi, sono l'addetto culturale del Cile in Italia e mi occupo delle diverse sfaccettature della cultura cilena, non solo dell'arte contemporanea. E mi rendo conto che il mio conto è quello che ha Gaia, che è di essere talent scout e comunque di appoggiare questi artisti e di portarli avanti, farli vedere al massimo, al meglio, portarli in biennale e rischiare. Si rischia di proprio alla fine a fare questa operazione. Assolutamente, però dopodiché questo è ricambiato. C'ha ragione Gaia quando dice che comunque il collezionista ama quando compra per amore e dopo comunque le cose sono un investimento anche, diventa due cose, sì. E allora Gaia, quindi tornare a questo discorso, appunto mi dicevi l'arroganza di dire questo sì, quello no, qual è il principio che ti... Beh, questo è l'essere... No. Allora, io l'ho sempre detto, sono 3-4 a seconda di quello che scrivono su Sole 24 ore 4. Mezzo. Uno di questi indubbiamente è Antonio Arevalo, e infatti io sono molto contenta che ci ha intervistato insieme, è stata una fortuna per me, perché lui mi ha insegnato la poesia e l'equilibrismo, cioè il fatto di continuare a tenere il punto fisso, perché tu devi arrivare a quello, e l'equilibrio che trovi di volta in volta è quello la tua forza, ma poi c'è un punto d'arrivo e si arriva, e te l'ha ridetto adesso. Un altro dei miei maestri indubbiamente è stato Sergio Risaliti, che mi ha insegnato l'ordine e il rigore. Palazzo delle Papesse, Docet, io vengo da Siena, perciò ho vissuto questa stella cometa che ha attraversato la nostra città e per un momento ci ha proiettati nell'emisfero internazionale dell'arte contemporanea con un grandissimo prestigio, perché le Papesse facevano una rivista tradotta in 4 lingue, Sergio Risaliti aveva pensato a un museo che non era un museo ma era un centro di produzione di arte contemporanea, perciò tu avevi tutti i migliori artisti del mondo, comunque la creatività in persona, che proponeva un progetto per Siena e tutto il mondo veniva a vederlo a Siena, quello che si realizzava attraverso le maestranze senesi, perciò Fabbri, E questo per un secondo ci ha reso una fucina come ai tempi probabilmente dei cantieri dei Lorenzetti, e dei Duccio, dei Bolli. Cosa che forse adesso manca probabilmente. Ma adesso manca, adesso abbiamo avuto, diciamo, non è stata una stella cometa come lo sono state le Papesse, diciamo che è stata una stella cadente, perché è stata un'illusione, no? Come lo è per forza la stella cadente, con Pierluigi Sacco, che ci ha fatto credere nella speranza dell'arte, ma di fatto non organizzando niente di tangibile non riuscendo a portare una fruibilità dell'arte o un interesse nei confronti degli attori o degli addetti ai lavori dell'arte contemporanea in Siena, come avevano fatto le Papesse a suo tempo. Non sarebbe stato difficile, perché quello era un territorio, va bene, ma io non voglio essere adesso campanilista e parlare della mia città, stavo parlando dei miei maestri. Certo. Un'altra è stata una donna, Angela Bettese, che una critica strepitosa, una donna che ha avuto il coraggio di stroncare o di perorare delle cause e vinte e perse, cioè a seconda però di un suo integralismo curatoriale, cioè tutto vero. E questo genere di stacanovismo, anche femminile se vogliamo, io l'ho sempre guardata con una grande stima e un grande affetto.
Dal punto di vista degli artisti, potrei dire tutta la generazione 60, cioè da Mario Eroa a Stefano Arienti a Luca Pancrazzi, mi fermo su quest'ultimo perché ho avuto la fortuna che sia poi tornato di casa dopo tanti anni che non stava più in Toscana, a Pergine Valdarno, e gli do anche, diciamo, la loro, lo incoronerei stasera per questo progetto che è stato La Filanda, cioè un progetto di artisti per artisti, che io lo trovo veramente poetico, veramente intelligente, e veramente lo trovo come un nuovo polmone rigenerante della possibilità di fare arte low cost. E là dove c'è il low cost, c'è la verità. Tu non sei lì che paghi la qualità o la pseudo qualità, no? Cioè, allora, un artista fa le cose per amore. E lì c'hai un grande spartiacque. Diceva Rispolti, che era il mio professore, diceva: un artista, la prima cosa da cui tu lo riconosci è dall'esigenza, cioè diffida dall'artista che c'ha il primo, il terzo, il quarto e il secondo lavoro. L'arte è un'esigenza. È un'esigenza, vuol dire. Dovrebbe essere il primo lavoro? No, è un'esigenza. È l'unico, cioè nel senso l'esigenza, è il l'esigenza, cioè, è farsi la doccia, l'esigenza è mangiare. L'esigenza è mettersi le scarpe quando fuori c'è la neve, perché se no muori. Quella è un'esigenza. Allora, il grande spartiacque sta nell'esigenza. E l'ultimo, e lo metto per ultimo, anche se dovrei metterlo per primo, è Enrico Crispolti, perché comunque è stato il mio professore. Ho fatto degli esami per lui a 24 anni, perciò ho avuto un grande affetto da parte del mio professore, no? Ma non è per piaggeria che lo annovero. Per le cose che mi ha insegnato, questa è una di quelle che penso che sia importante. Antonio, io parlerei un po' del luogo che oggi ci ospita. Cosa ne pensi, per quello che hai visto, sei ospite ovviamente di Setup Art Fair, che cosa ne pensi di questa fiera? Ospite. Ospite. Sì, io so che qui sono di casa, perché fino all'altro ieri facevo parte del comitato scientifico. Ok. E per cui ho visto nascere per la prima volta a Bologna questa sede off, no? Dove potevamo anche vedere le proposte nuove, una vitalità. Era come mangiarsi un buon piatto con un buon vino. È la prima volta che veniva l'abbinamento giusto, cosa che non avveniva più nella vecchia fiera tradizionale. Questa vitalità si vede nella gente che lo organizza, come vedi coinvolto, è una maniera diversa di porsi. Penso che quest'anno tutto questo sia migliorato, il piatto è ben servito, molto più ben servito di prima. Io spero che ci siano dei risultati. Io sono molto invogliato a comprare delle cose, ad esempio, ho visto dei prezzi, ho visto delle opere di molta qualità. E io non sono un collezionista, io sono un curatore che oggi, certo, faccio il diplomatico, per cui potrei farlo, però penso che i collezionisti oggi verranno e un occhio ce lo mettono e forse un po' di acquisti lo faranno. E avere un'alternativa all'ufficialità è fondamentale, e Setup è quello. Sì, perché poi abbiamo notato un po' anche girando tra le gallerie che l'età è giovane, comunque sono l'età molto giovane. E parlando con qualche artista, appunto, di quelli che abbiamo intervistato finora, ci spiegano un po' che è una fiera giovane, si può dire che è una fiera giovane. Sì, sì. Anche pensata per i giovani, nel senso, perché prima si è sentito dire, è passato prima che noi iniziavassimo il talk show, un po' di diciamo interviste fatte in giro per la strada a dei ragazzi qua di Bologna, sia bolognesi che non, studenti fuori sede. E alcuni ci hanno detto che a volte queste fiere, questa arte, li sembra inarrivabile per il costo, sembrano eventi costosi. E questa è l'immagine che danno queste fiere, l'arte, ai giovani? Eventi costosi dove non c'è accesso? Oppure potrebbero soltanto venire a vedere e parlare con l'artista che normalmente è presente, per cui questo è un grande stimolo anche per i giovani, perché ti trovi davanti un tuo compagno di generazione che comunque ha scelto una vita che è quella dell'arte. Per cui c'è un buon confronto e un grande stimolo. Migliore accademia di questa non c'è. Poter parlare con un artista, capire le sue scelte, vedere quello che fa. Meglio di così, non devono venire a comprare, devono venire a vedere. Bravissimo, sono d'accordissimo con Antonio, ma d'accordissimo, perché è lì, è l'umiltà. Cioè, è l'umiltà di approccio e è l'intelligenza.
Cioè, umiltà oggi è un sinonimo di intelligenza, no? Perché, ma anche umiltà nel non conosciuto, cioè come se io a te ti metto un vino davanti, no? Che tu sei toscano, no? Magari sei abituato al Chianti o al Brunello, no? Però io ti metto un Gewürztraminer Straminer o ti metto un Pinot davanti. Non è che è un vinaccio, c'è differenza, è diverso. Però è lì che vedi. Guarda, io ho fatto l'arte fiera per 3 anni consecutivi, Antonio lo sanno i miei artisti, con degli stand che davano di sold out la prima sera. Quando un'arte fiera mi dice, bene, non abbiamo capito la tua proposta e la mia proposta è uno stand della Biennale di un artista del Portogallo, ma non lo dico con rancore, ce lo dico perché sono convinta che non è stato visto quell'application là. E allora questo un po' mi disattende, no? Sai perché? Perché bisognerebbe che ognuno facesse, come dici te, con più umiltà e più curiosità il suo lavoro. Cioè il vedere le robe non ti arricchisce sicuramente, al di là delle scelte che fai, ti arricchisce, cioè non ti deruba, volevo dire, ti arricchisce. Anche se vedi una cosa che non ti piace, tu saprai, a maggior ragione, che quella cosa non ti piace. Quindi darai una categoria in più al non ti piace, per il domani se troverai un'altra cosa che non ti piace. Però sono molto d'accordo con Antonio che le cose vanno viste, e vanno viste senza aspettativa. Cioè, tu non devi aspettare che qualcosa ti sorprenda, perché anche se ti sorprende, non ti sorprenderà. Perché è una categoria mentale con la quale tu ti poni. Ci vuol dire di nuovo non è stato fatto nulla, non viene fatto nulla? No, al contrario, ti dico, di nuovo viene fatto tanto, però bisogna vederlo con l'animo giusto, senza arroganza, ma con grande disinvoltura, no? È come quando tu vai in un campo, no? E vedi i fiori di campo, ci sono 100.000 fiori, però magari qualcuno è piccolo così e non lo vedi, ti devi chinare, e se magari ti casca un mazzo di chiavi ti chini e lo vedi. Però ci vuole pazienza. Oppure ci vuole il caso del mazzo di chiavi che cade, oppure ci vuole la curiosità dell'andare a vedere cos'è quella roba celeste accanto a quella roba rosa, accanto a quella roba... È un po' il ritorno alla poesia. Esatto. Questo è una cosa che sicuramente l'epoca di crisi riporta. Alla, quella voglia di metafora, di poter unire delle cose e crearti delle immagini, no? Viviamo esattamente per, quello che viviamo per dire. Il bello, non viviamo per il brutto, viviamo per il buono, non per il cattivo. E qualcuno come García Márquez ha detto che noi viviamo semplicemente e facciamo di tutto per riuscire a fare l'amore in maniera straordinaria. Questo è il nostro motto. E nell'arte è questo, nella vita dovrebbe essere questo. Per cui bisogna tornare alla poesia, alle cose semplici. Tornare a Tarkovsky, tornare a Mayakovsky, tornare a essere guerriero, poetico, dandy. Bisogna all'amato noi stesso. Sì, certo. Per l'appunto. Certo. Ma lui dice una roba incredibile, perché la poesia, guarda caso, è altamente non remunerativa. Cioè tu puoi scrivere, da Mayakovsky, il libro più importante di poesia dell'anno, e se non vinci il premio Strega sei un poverino. Un pittore, anche migliore, se fa un piccolo quadro, almeno 50 euro deve costare di materiali tangibili. Cioè la tua penna Bic, che scrive una roba meravigliosa sull'epoca e la rende immortale, lit et nunc, no? Il qui e ora, no? Quanto deve costare? Cioè quanto costa quello che ci dice Arevalo stasera? Per me non ha prezzo. No, per te che lo ascolti non apprezzo, per chi ci sta ascoltando, per gli artisti Navarro in premis, no, che costava, io mi ricordo, 2000 euro, correggimi se sbaglio, scusami, 2 milioni del vecchio conio, cioè, e ora è ci creduto, sì, averlo visto, averlo capito, una sedia elettrica che era fatta di neon e carta con tutti i nomi dei morti in sedia elettrica negli Stati Uniti, costava 2 milioni di lire. Sì. Oggi sta costando 36 milioni di lire. Ivan Navarro è un artista cileno che è nato sotto dittatura, per cui nel 72 è cresciuto sotto il coprifuoco, e per cui ha lavorato sulla luce per quello anche. Guarda come la poesia accompagna nella creatività. Una domanda che ti volevo fare, visto che l'Italia spesso si sente nei media, anche mainstream, che non è
non gode di una gran reputazione a livello in questo momento produttivo, non lo so, per varie contingenze epocali probabilmente. Visto che appunto venendo dal Cile, comunque avendo un ruolo istituzionale anche in rapporti con l'Italia, ti chiederei un terremoto. Come no, scusate. A livello artistico è la stessa cosa, o invece il lavoro che fai ti porta a dire invece l'Italia ha un valore dal punto di vista un po' in senso generale? Guarda, bisogna. Io penso che noi che abbiamo questi incarichi, ma anche le nostre scelte da curatori, bisogna essere responsabili. Fondamentalmente noi stiamo vivendo un momento di crisi e la crisi bisogna superarla, per cui bisogna creare gli stimoli perché. Per andare avanti, come con la guerra del Golfo nel 90-92, molti operatori culturali crearono un effetto fortissimo. Ad esempio, mi viene in mente Sargentini a Roma, che aprì la galleria per 3 mesi, tutti i giorni, con un artista diverso e uno scrittore. Una pazzia, perché chi ci andava per 3 mesi a vedere una mostra? Non è vero, tutti ci siamo andati almeno 5 minuti per vedere la provocazione che avveniva in quel muro. È così. E quello ha creato, ha sollevato, ha ricreato una voglia degli artisti giovani di fare nuove proposte. È così che si è sollevato l'arte italiana. E bisogna assolutamente riprendersi le responsabilità. Di dare spazio ai giovani. Di dare spazio ai giovani e comunque sentirti colpevole delle cose che non accadono fondamentalmente. Bravissimo. E farle accadere. Ha detto una roba incredibile, Antonio Revolo, grazie, mamma mia. Sì, anche da parte nostra. No, veramente, perché lui ha detto una cosa grandiosa, assumersi le responsabilità e avere il coraggio di perorare una causa e un cammino intrapreso. Cioè tu non ti puoi fermare a metà strada, non è giusto. Devi andare fino in fondo, spesso infatti un invito che faccio, mi sento di fare anche ai giovani che ci stanno seguendo, e che magari sono nostri coetanei, e di insistere sulle cose, di non mollare, perché se non ci credete fino in fondo non penso funzioni niente. Io vi ringrazio. Grazie. Di essere stati. Io ringrazio te e Antonio Arevalo. Antonio Arevalo, perché mio maestro, gli voglio tanto bene. Grazie. Parlare con te è sempre un valore aggiunto. Grazie Gaia. Grazie a voi. Grazie ragazzi, bravi.
Thank you.
Bentornati in diretta a tutti i web spettatori, a questo punto bisogna chiamarli in questo modo, che ci seguono su appunto warlick.com/tv, il canale della Warlick, per questo speciale in diretta da Setup Art Fair 2015. Allora, dopo aver parlato con qualche artista, con alcuni artisti e anche con curatori, adesso parliamo con Elora Battiston, che sei una gallerista, sei, e curatrice, che avete visto prima le immagini, poco prima appunto di rientrare qua in studio, che sono andate in onda e che poi rilanceremo durante questa nostra chiacchierata all'interno di questa fiera d'arte. Allora, Kill Royale, raccontaci un po' la scelta che hai fatto, gli artisti che hai scelto di portare qua in fiera quest'anno. Sì, allora, Kill Royale è una galleria spagnola con base a Valencia, aperta nel 2011, e rappresentiamo prevalentemente artisti spagnoli o dell'America Latina, anche se abbiamo collaborato con alcuni artisti italiani e di altri paesi. Per Setup sono stati selezionati 3 artisti che lavorano tutti in maniera molto differente con la fotografia. Mariella Pollonio è un'artista argentina che vive tra Valencia e Berlino e è fotografa di architettura, che è anche il suo pseudonimo, perché appunto la sua professione è quella di lavorare con incarichi professionali legati a progetti architettonici. E infatti abbiamo scelto alcune immagini che secondo noi non avevano soltanto una qualità tecnica ma anche artistica per proporre questa sua sorta di portfolio. E Fernando Bayona invece è un artista spagnolo di 35 anni che abbiamo selezionato con anche la direttrice della fiera come candidato al premio Setup. È un artista che in questo caso presenta una delle sue ultime serie fotografiche, The Life of the Other. Possiamo mandare le immagini intanto dalla regia, così che vediamo un attimo di cosa stiamo parlando. La vita dell'altro, che sono 12 immagini. Ogni immagine è una storia reale che sono queste qua che stanno andando ora. Legate al mondo dell'omosessualità. Sono quasi tutti storie di attori porno, stripteaser, prostituti che hanno raccontato all'artista la propria storia, un momento cruciale della propria vita, e l'artista ha chiamato altri personaggi, altri attori a reinterpretare questo momento di grande intensità, e quindi la vita dell'altro, perché nell'altro, nello sconosciuto, ci potrebbe essere qualsiasi persona, insomma, una persona può mettere la maschera dell'altro, come queste stesse persone nella loro vita, nelle loro professioni a volte sono costretti a indossare delle maschere, la maschera dello gigolò, la maschera dell'attore, dietro però si nascondono delle storie molto più intime, molto più personali, che l'artista cerca, secondo me, con una grandissima poesia di reinterpretare. Inoltre Fernando Bayona tecnicamente è uno dei fotografi che noi contiamo di più, perché appunto, la composizione dell'immagine, la costruzione della scena, la mise in scena è seguita nel minimo dettaglio, quindi la luce, l'atmosfera, tanto che nel caso di alcune immagini ci chiedono se sono pitture, perché hanno appunto queste luci alla Caravaggio, molto, molto cura molto l'aspetto della luce, sì. Di come rende, e della composizione. Della composizione. Sì. C'è un altro artista molto giovane, sì, che ha 26 anni, Hilfi Hombastante, che lui parte da fotografie, in particolare dalle fotografie di famiglia, gli album vecchi di famiglia, e queste immagini le riproduce con polvere. Ah, la stessa polvere raccolta dalle case che vediamo qua. Sì. E quindi la polvere, dicevi, raccolta dalle case di queste persone. Ah, ok, quindi quella è, tecnicamente è polvere. È DNA, contiene il DNA stesso della persona ritratta. Okay. E quindi è tutto un discorso sulla memoria, sul dissolversi delle immagini, sul fatto che si arriva alla polvere
fino a una di queste immagini che addirittura è fatta con... Però un po' di tema, un po' d'accenno di tema, prendimelo, perché io ho degli agganci dopo. L'ombra di questa immagine, si vede un vetro trasparente, sì, è questo, è un vetro trasparente di cui si vede, forse è faticoso vederlo, però si vede la proiezione sul muro. E questo realtà, sempre con la polvere. Questo con la polvere, l'altro è solamente fatto di colla. Quindi il dissolversi dell'immagine, partendo da una fotografia fino all'ombra. Bene. Tra l'altro, appunto, non è che si veda molto bene dalle immagini, vi invitiamo a venire qua di persona per chi può e venire a visitarci, perché certo, saremo qua 3 giorni. Appunto, una parola magari anche sul setup. Abbiamo detto, ci hai detto che l'opera che avete messo in palio per la vittoria del premio di setup di quest'anno avete scelto insieme a Simona Gavioli, che è la direttrice di Setup Art Fair 2015. Ecco, come ti sembra quest'anno questa fiera? Ma noi è il primo anno che partecipiamo, io ho avuto occasione di conoscere Simona a Torino, che ci ha invitato alla fiera e abbiamo trovato una grandissima disponibilità. Domani tra l'altro presenteremo il catalogo di un progetto molto importante di artisti cubani che inaugureremo a Valencia il 29, quindi fra pochi giorni, però domani facciamo il lancio del catalogo in preview qua alla fiera, quindi ci è stata data anche questa opportunità e siamo molto riconoscenti a tutto lo staff, a Simone, a tutti quelli di Setup, insomma, siamo soddisfatti. Beh, quindi è una fiera che, anche a sentire dire gli altri partecipanti che sono intervenuti ai nostri talk o interviste, sta comunque rendendo felici chi sta partecipando. Ecco, quindi noi non possiamo far altro che ringraziarti, Eleonora Battiston e Kill Royal, per essere stati con noi. Adesso mandiamo in onda altre immagini dalla fiera. Grazie. Grazie a voi.
501. Non c'è neanche un nome, piccolo disco 1. Thank you.
Cerco da ieri. Senti, se vedete sarai coinvolta in un'intervista su quella che è la tua galleria e sugli artisti.
Thank you.
Bentornati in studio, in diretta dal Setup Art Fair 2015. Come state vedendo, abbiamo un po' sforato i tempi, ma ci scuserete, è la primissima diretta che facciamo, poi cercheremo da domani e dopodomani di essere più precisi con i tempi, così che anche voi da casa ci possiate seguire. Allora adesso, diciamo nel finire di serata, per ultima ma non ultima, Lucia Zappacosta dell'Albiani Art Space. Allora Lucia, inizierei dicendo che questo nome non è la prima volta che appare oggi qui in studio da noi, perché è già venuto Raul, ovviamente e te ci spiegherai un po' questa doppia presenza al Setup Art Fair, poi magari ci concentreremo un po' meglio sulla la tua galleria, cioè quello che stai curando in questo momento, quindi nello spazio che curi te personalmente. Ecco, se ci vuoi spiegare un po' i progetti che porti, poi entriamo più nel dettaglio, la differenza tra le due cose. Ok, l'Albiani Art Space è uno spazio di ricerca sul contemporaneo che ha sede a Pescara, all'interno di uno spazio istituzionale del comune. E Raul è un artista di Pescara, come molti degli artisti che io ho nell'altro stand, e per Setup abbiamo deciso di presentarlo con un suo progetto installativo site specific di cui avete già parlato. Invece nello stand numero 3 presento un progetto che ho curato personalmente e che si chiama Biofilia. La biofilia è una teoria di un etologo londinese che negli anni 80 affermò che gli uomini vivono più felici se sono a contatto con la natura, con le forme naturali o con tutto ciò che ricalca le leggi della natura, i frattali e così via. E questa cosa era molto importante negli anni 80, però mi sembrava molto importante anche oggi, in un'epoca in cui viviamo veramente immersi in tutta una serie di mezzi tecnologici. E inoltre il tema di Setup era la terra, il nutrimento, e quindi questa teoria asserisce anche che l'uomo vive meglio a contatto con la natura, perché la natura conferisce degli stimoli positivi, delle emozioni positive che sono di nutrimento per la mente dell'uomo. E quindi questo è il nesso con il quale si è partiti per presentare questo progetto Biofilia, che prevede, cioè dove si vedono sei lavori di sei artisti. Il primo, Hernán Chavar, che è anche il candidato al premio Under 35, è di origine argentina, e vive nelle Marche e ha 35 anni. Preciso sul filo della... È la sua ultima candidatura. E presenta un progetto che si intitola Natura Umana. Sono dei disegni, credo meravigliosi, realizzati in acquerello ed ecoline e poi penna biro. L'ecoline è un tipo di acquerello che si espande molto facilmente, esattamente come si espande molto facilmente la natura, in una maniera quasi irrefrenabile e incontrollabile. Vediamo il momento. Questi sono i lavori di Yolanda Di Bonaventura, una giovanissima fotografa 21enne, quei lavori li ha scattati quando non aveva ancora 20 anni, e questi sono appunto i lavori di Hernán Chavar. Come vedete sono degli elementi naturali, dei piedi, delle mani, delle ossa, con tutta una serie di elementi della natura, moltissimi funghi, libellule, piccoli insetti. Perché in effetti ci interessava capire come la natura si propaga attorno a noi e che tipo di equilibrio c'è tra la natura e l'uomo. E quindi sono presenti anche lavori di piccoli insetti, delle sculture di Gloria Sulli. Delle farfalle, abbiamo visto di più, farfalle o falene, non lo so. Sono delle falene, di Bruno Cerasi, sono degli origami di carta lavorati poi con... l'inchiostro, che è uno dei suoi tratti distintivi per un lavoro che si chiama Human Needs. Dovrebbero vedere subito dopo, guardiamo un attimo. Tra l'altro prima c'è questa parte qua che è molto interessante, ci ritorniamo subito perché qua siamo proprio sul cibo. Qua sì. Il tema della setup quest'anno è, posso dire, cibo terra, qua poi ci spiegherà che cos'è meglio questa installazione qua. Ora ancora questo sempre sul cibo, poi dopo queste immagini qua arriviamo alle farfalle. Scusa, ti ho interrotto. No, va benissimo. Le farfalle, appunto, diciamo, di Bruno Cerasi, che rappresentano la trasformazione in natura, esattamente tutte le modificazioni che esistono. Il lavoro si chiama Human Needs, come dicevo. Sì. E,
è un lavoro che Bruno porta avanti da 2 anni e mezzo e tutti quanti i suoi lavori sono targati in questo modo ed è una riflessione molto sottile e anche molto estetica su l'overflow di informazione, quindi l'inchiostro è sempre presente, così come gli smalti che riflettono e ci sono queste farfalle che appunto all'interno di questo progetto sulla natura sono elementi essenziali perché rappresentano la metamorfosi e la mutazione. Avete portato la terra, avete portato la terra e il cibo, infatti quella installazione là che mi facevi vedere, spiegacela un po' meglio, ecco, quelle. Sì, al centro di tutto c'è il nutrimento, perché così come la natura è il nutrimento per la mente dell'uomo, secondo, ripeto, questa teoria della biofilia, l'uomo si ciba anche dei prodotti della terra, si ciba di tutto ciò che la terra produce e quindi ci sono al centro della stanza dei bento che abbiamo visto prima, che sono delle scatoline origami che traggono ispirazione dalla cultura giapponese, i masu. C'è anche della tecnologia, vediamo. Sì. Di spazio che ho a Pescara, che dirigo a Pescara, questo Albiani Art Space, mixa diciamo, l'arte contemporanea con la tecnologia e con la natura. Allora, ritengo non ho detto niente? No, per le linee di curatela. Sì. No, questi non due aspetti non vedere anche un'altra cosa, la cerco da ieri. Collegati tra di loro. Ed è questo che mi interessa. Sul cibo mi interessava, scusate, ho interrotto, ti ho portato sulla tecnologia. Ulteriore passaggio era proprio quello che vedevamo sul cibo, esatto. Con questi lavori di Yukuki, sono delle illustrazioni realizzate con Illustrator in cui lei continua il suo classico gioco dadaista di scambio dell'utilizzo comune degli oggetti comuni dandogli un nuovo utilizzo. E quindi ci sono questi iPhone che diventano supporto o aiuto per cucinare dei cibi, esattamente come se ci fossero delle app ultramoderne che un giorno ci faranno anche il caffè. Quindi una riflessione su la nostra... Dove sta andando la tecnologia. Sì. Quindi... Bene, allora Lucia, io ti ringrazio per essere stata... qua con noi. Grazie a voi. In diretta, seppur tardi, forse affamati, non so, abbiamo già mangiato, dopo ci troviamo a mangiare. Però tornerò nello stand a mangiare le installazioni di Monica Maggi, di cui non abbiamo detto il nome, che ha realizzato questi bento commestibili, sono delle piccole sculture. Quelle che vedevamo al centro della stanza, tra sì, l'altro. Sì, esatto, sono proprio cibo vero, anche i fiori che si vedevano sono fiori commestibili. E le persone all'interno di setup potranno decidere di comprare questi aperitivi di cibo, gli resterà questa scatolina, l'artista li timbrerà, li passerà in una macchina del sottovuoto con i resti che le persone decideranno oppure no di lasciare nella scatolina. E questo ci interessa per vedere ancora una volta se si svilupperanno nuovi funghi, nuovi elementi che creeranno nuova vita e così si chiude il nostro ciclo. Quindi arte da mangiare. Bene, grazie. We'll be right back.
Warlick. Ce l'hai dietro? Cosa? Sì. Ogni tanto sente il passo nello cavolo se la conversazione è complicata, quando c'è qualche suono culturale che però nella punta questo desiderio non è la quanto grazie come gesticolava la gente. C'ha la bocca uguale di una persona, c'ha un naso che è tipo quello della scimmia, no, no. Poi ha dei colori che c'è la scimmia, non so se ci sono scimmie bianche e arance. Sì, ci sono, no, bianche e arance, ci sono arance e nere. Però io avevo anche visto bentornati in studio a Setup Art Fair 2015, lo speciale di Warlick TV in diretta da Bologna, dall'autostazione proprio vicino qua alla stazione dei treni, e siamo con Arianna Baldoni. Ciao. Ciao Arianna, sei curatrice di una personale di Marco Pace, sì, che è all'interno della galleria Bonelli Lab. Ovviamente noi parleremo con uno specifico del tuo lavoro e quindi della personale di Marco Pace, di cui abbiamo visto già qualche immagine andare in onda, mentre dietro di noi c'è il movimento, le persone già mangiano, invece noi siamo qua a parlare. Allora, raccontaci un po' di questa personale. Noi abbiamo appunto realizzato con Bonelli Lab, che, di cui il direttore è Giovanni Bonelli, che ha questa galleria molto storica, Canneto sull'Oglio, quindi tratta artisti sia storicizzati che mediamente giovani, però maturi e molto giovani emergenti. Il progetto di Marco fa appunto parte di un lavoro sugli artisti molto giovani, quindi da presentare come progetto a Setup, che ci sembrava una location adeguata. Soprattutto anche per quello che vediamo adesso, abbiamo delle conferme proprio a livello di presenze, abbiamo un buon feedback. Quindi abbiamo realizzato un lavoro, abbiamo scelto una personale, a differenza di molti altri stand che hanno fatto comunque mostre collettive. Una personale di Marco Pace, che è un artista anche lui molto giovane, si è formato all'Accademia di Belle Arti di Firenze, lavora da moltissimo tempo con Gianni Pettena, un artista storicizzato molto, molto importante, e con Marco abbiamo realizzato questo progetto Interferenze Collettive. Interferenze collettive perché comunque è un lavoro che si sviluppa, diciamo, su diversi livelli di lettura. Ciò che è molto importante, cioè l'interferenza, cioè perché le sue opere sono principalmente caratterizzate da, diciamo, dei paesaggi o naturali o architettonici in cui si inseriscono delle entità che io ho definito in un certo senso aliene, ma sono delle entità comunque che hanno una loro identità, per quanto avulsa da quella che è la realtà. E sì, si catapultano all'interno delle sue opere, che si dividono principalmente in oli su tela e diversi lavori.
Warlick. Ce l'hai dietro? Cosa? Sì. Ad oggi, e lui ha dipinto e inserito questa specie di animale che somiglia a una scimmia, che io in realtà ho definito un essere in difetto di identità, proprio perché somiglia ma non lo è, perché i tratti somatici sono comunque diversi. Quindi diciamo che paragona una contemporaneità spesso decadente a diciamo una vastità della natura, ma non ci propone una natura pura. Cioè, nel suo lavoro appunto è molto importante l'aspetto, come ti dicevo prima, di questa relazione con la contemporaneità, come se l'artista ci volesse dire: non possiamo fare a meno della contemporaneità, cioè viviamo all'interno di una società che non ci permette una vera e propria evasione, e in realtà non esiste un contesto veramente puro, che è un termine, no? Che si è utilizzato spesso anche nell'arte, cioè non è una natura puramente incontaminata. Infatti nel suo lavoro la natura si affranca da quella che è un'immagine di culto, e quindi cioè, ci fa capire che comunque siamo costretti a vivere all'interno di un certo contesto. Questo non significa adeguarsi, significa semplicemente che non c'è una vera e propria evasione, se non quella che tu ti costruisci nei propri pensieri o nelle proprie idee, ma poi nella concretezza siamo tutti insomma cittadini del mondo e non possiamo sottrarci a delle verità fattuali e a una realtà coeva, comunque contemporanea. Certo, quindi queste figure che si trovano nei dipinti di Marco Pace in qualche modo rappresentano quello che te ci stai dicendo, sì, in questo momento che ci stai spiegando. Ecco, quindi allora io, Arianna, inviterei tutti quanti, quelli che ci stanno ascoltando, sì, anche a seguire appunto il tuo lavoro, non solo, magari venendo anche qua di persona in questi giorni per chi vuole venire, oppure magari seguendoti in altre circostanze, in altre situazioni. Certo. E per vedere i tuoi lavori. E i lavori ovviamente degli artisti di cui curi le... Adesso sono tutti invitati a Setup, fino a domenica. Tra l'altro, ecco, forse una domanda ti potrei chiedere, ma già un po' ci hai risposto, che è una cosa che ci fa piacere, essendo noi qui per giustamente per onorare lo speciale Setup Art Fair 2015, cosa ne pensi, ecco, di questa fiera, come ti sembra che stia andando? È il primo giorno, è vero, ci saranno altri due, ma già ci puoi dire qualcosa? Sì, no, io già, come ti dicevo prima, sono molto contenta, anche sia della location, di come è stata pensata, ma soprattutto del fermento che vedo, cioè dell'interessamento
che mostrano i visitatori, dell'attenzione, perché non è una cosa scontata, no? Perché si pensa spesso che uno vada a una fiera, perché non è sempre detto. Vedo che le persone sono interessate, ci sono altri stand comunque molto belli, ben realizzati, molti hanno fatto una scelta soprattutto con mostre collettive, a differenza nostra, dove abbiamo fatto una scelta molto precisa e focalizzata su un unico artista. E appunto c'è un buon feedback che si nota dalle persone, un grande interessamento, soprattutto oggi che comunque in Italia l'arte, ora non vorrei ritornare sempre al tema dei giovani, ma no, è importante, esiste. Cioè, è proprio questo, no? Uno dei nostri punti oggi è proprio questo, il tema dei giovani, dell'arte, dello sviluppo. Certo, no, perché se ne parla spesso, poi sta diventando una parola obsoleta anche, giovane. Bisognerebbe metterla in pratica, perché sono sempre i giovani, poi i giovani. Però ci sono, fanno, i giovani. Ci sono, ce ne sono di molto bravi, ci sono dei ragazzi molto, degli artisti molto competenti, e bisogna diamogli spazio, bisogna anche comprarli, cioè comprarli, bisogna anche infatti, far questo. Solo, cioè, è anche importante, aspetto. Io faccio un lavoro di più di critica e di curatela, quindi è quello che mi interessa, è il concetto fondamentalmente, però i concetti poi devono essere veicolati da un feedback concreto. E quindi sì, ci sono e diamo anche modo appunto a questi ragazzi di continuare a anche fare le istituzioni quello... dovrebbero investire, perché noi anche abbiamo fatto anche un talk show come intervallo tra le nostre interviste, dove parlavamo appunto proprio dell'esigenza anche di vedere l'arte e quindi poi la cultura è come un vero motore di sviluppo. La cultura è un motore di sviluppo, se non abbiamo sicuramente questo, lo sappiamo, per noi dovrebbe essere la piattaforma dello sviluppo, e poi non ci stancheremo mai di dirlo. Attraverso la cultura, anche questa è una parola super abusata, però è quello che poi alla fine ti dà una capacità di pensiero, quello che poi ti porta a fare delle scelte, a scegliere. E questa è la libertà, nella contemporaneità è questa. E siate liberi, quindi tutti quelli che ci ascoltano, di sostenere l'arte, l'arte italiana, e anche magari contribuire in qualche modo allo sviluppo economico di questo mestiere. Allora, grazie Arianna. Io ti ringrazio, grazie a te. Grazie mille, ringraziamo ovviamente anche Bonelli Lab, oltre che a te. E Giovanni Bonelli soprattutto, che ha sostenuto questo progetto. Sì, e Marco Pace. E Marco, che è stato bravissimo. Grazie. Sì. Thank you.
Averci seguito in diretta. Ovviamente tutto quello che abbiamo fatto oggi lo potrete rivedere al termine di questa diretta andando sul nostro sito warlick.com/tv o direttamente sul canale YouTube della Warlick. Ovviamente questo è lo speciale Setup Art Fair 2015, ovviamente ringraziamo i direttrici per averci ospitato e anche per stare con noi nelle prossime due giornate di Setup. Allora, siamo con Roberto Silvestrini Garcia. Ecco. Allora, della galleria Barcel One. Barcel One. Ovviamente si sa da dove veniamo più o meno. E ti sei già dichiarato, hai già buttato il sacco dicendo Barcellona. Esattamente. Non avrei potuto sbagliare se avessi sbagliato. Allora, Roberto, io sono stati prima ovviamente di essere qui ora a parlare, un po' a trovarti anche prima, abbiamo fatto un po' di immagini che ovviamente avete visto scorrere prima di questo intervento. Ci puoi spiegare, qui è abbastanza articolato, cioè sei gallerista, sei curatore, sei anche artista e quindi in qualche modo potresti parlarci sia dei tuoi lavori che dei lavori degli altri artisti che ospiti nella tua galleria. Allora, la nostra galleria nasce nel 2010, allora, io sono artista da un'altra vita praticamente, da sempre. Ho vissuto un po' di anni a Milano, dove mi sono dedicato al design, ho lavorato per marchi della moda italiana facendo design artistico e poi sono andato a vivere a Barcellona perché volevo il mare, perché è una città in cui ho trovato casa. E sono partito con questo progetto di galleria dove alterniamo gli artisti che non conosco ma che ammiro, come Picasso, Miró, Dalí, Tapies, Jean Cocteau, e artisti contemporanei che principalmente, io direi essenzialmente, sono persone. Sono persone che mi stanno simpatici, sono amici miei. E quindi il rapporto è diretto. E credo, nella mia esperienza come artista, che è importante che la galleria abbia un'identità. E quindi l'identità di Barcel One è quella di opere che provengono da una matrice. Possono essere anche uniche, però che provengono da una matrice, che sia pure digitale, o di incisione, o di grafica. Varie tecniche comunque. Esatto. Di cui abbiamo tante opere su carta o su ceramica. Quindi abbiamo ceramica originale di Picasso, di Jean Cocteau e anche ceramica originale di artisti, per esempio di Faenza, di qua vicino. Sì, italiani. Esatto. O anche giapponesi, o anche me. O anche? Me. O anche te. Sì, io sono partito da tanti anni con la ceramica e produco a Faenza i miei pezzi. Perché tu hai un cognome, interrompo una parentesi tua, ma te sei... In parte sei spagnolo, in realtà no, in parte venezuelano, in parte italiano, quindi hai dei contatti forti con l'Italia. Sì, io sono nato in Venezuela e poi, finita l'università, dove ho studiato arte, design e ceramica, sono venuto in Italia in un principio per una specie di parentesi di studio. Sì. Ho fatto il modello a Milano e non era per me perché non ero portato per fare queste cose, però sono andato in contatto con le aziende di moda, con questa creatività che è anche molto fast food, molto prêt-à-porter, cambia ogni... Devi essere veloce, devi essere.
E quindi da lì ho iniziato a lavorare con loro senza mai lasciare la mia parte artistica, fino a che mi ha sopravvalso quella parte artistica e il design l'ho dovuto lasciare. Ero diventato un'azienda, non mi piaceva più, e quindi sono tornato alle mie origini artistiche. Quindi proprio a Faenza, mi dicevi prima, Faenza. A Faenza, è una delle fiere di design importanti che frequentavo prima, che mi sono già a Parigi. Ho conosciuto l'azienda artistica FOS di Faenza, che fa porcellana, e loro sono i miei produttori del mio pezzo più importante, con cui ho vinto un premio a Parigi e nel Museo della Ceramica di Faenza. Quindi è un pezzo che mi ha dato tantissime soddisfazioni, perché è pubblicato dalla Germania alla Cina, che è dedicato al Museo Guggenheim di Bilbao, in platino, quindi è un pezzo che... importante scultorio che loro mi fanno con una responsabilità e raffinatezza incredibile. E questo pezzo ovviamente lo presento in galleria e lo vendo lì, incluso altri pezzi miei, sia pezzi che sono unici, sia pezzi appunto da matrice, quindi dove la matrice in questo caso è uno stampo. Uno stampo che ha un valore artistico comunque anche esatto, sì, perché la matrice sempre che ha il valore artistico, esatto. Non più l'oggetto stampato con la matrice. No, l'oggetto ce l'ha perché è un oggetto in edizione numerata. Ah, ok. Sì, noi lavoriamo sempre con edizioni numerate, in edizioni piccole. Io per esempio come artista faccio edizioni da massimo 15 pezzi, io come artista. E gli altri artisti che ho in galleria, altrettanto. Ovviamente da escludere Picasso, che fa edizioni da 300, da o Dalì, di cui fa edizioni da 5.000, però noi non le troviamo. Mi piace più un po' quel sapore di avere, fare una, un oggetto d'arte, un'opera d'arte che non è, è pop, ma non popolare. No, ok, so ok, il pop rimane le prime tre lettere, esatto. il resto le lasciamo da parte. Esatto. Senti, invece parlando di quello che presentate, anche gli altri artisti che presenti qua al Setup Art Fair del 2015, hai anche un artista per il premio Under 35, ce ne vuoi un po' parlare? Allora, a Setup non siamo capitati l'anno scorso come artisti, sono stato invitato come artista da Casa Falconieri, che dove, in cui ho fatto una borsa di studio, ho presentato un progetto sperimentale ed è andato benissimo, venduto tutto, piaciuto, molta stampa, quindi felicità. E quindi abbiamo deciso di venire quest'anno anche perché lo staff di Setup è una meraviglia. Veramente. Io sono 20 anni che frequento fiere. Non mi sono mai sentito coccolato e trattato così. Quindi quest'anno come galleria siamo venuti non con l'immagine di Barcelona precisamente, ma chiedendo agli artisti di sperimentare. Io stesso ho fatto un lavoro sperimentale. Gli altri tre artisti, tra cui questo Under 35, che è Davide Artegoitia, lui è giovane, però è un docente nella Scuola di Belle Arti di Bilbao, di grafica, di stampa, e ha portato qua un lavoro addirittura di pezzi unici di stampa, quindi lavorando la carta come se fosse la matrice stessa, quindi come un pezzo unico. E magari rivediamo anche qualche... Esatto, quello è il pezzo che vediamo, che è un pezzo unico, di cui la matrice principale è un acquaforte, quindi il rosso che vedete invece è quello che vede accettato, però come dire la matrice è classica, contemporanea. E invece la traccia, quel segno, sarebbe in origine una tecnica di matrice antica, che è carbone, pasta volumetrica, e quando poi si passa sul corpulo matrice segna la carta. Invece lui l'ha applicata direttamente sulla carta, quindi lì quando la matrice diventa opera. E quindi noi ci auguriamo, ecco, appunto, che il comitato scientifico, tra l'altro abbiamo avuto anche dei rappresentanti del comitato scientifico, tengano conto anche del vostro lavoro, di quello che ovviamente stai portando. Senti, poi continuando con le immagini, perché poi dopo quello ci sono anche altre opere esposte ovviamente, non so, passiamo. Allora, questo è il lavoro di Masao, un'artista prettamente grafica, da cui abbiamo chiesto,
cui abbiamo chiesto appunto nel tema del dualismo, che è il soggetto che abbiamo proposto per setup, quindi artisti completamente diversi, quindi gli ha chiesto un tema. Lei, essendo esperta in grafica e in tecniche di stampa, ha presentato un lavoro tridimensionale di grafica, di cui si lavora sui grovigli dei sentimenti, della mente, del respiro, del sesso, di cinque punti che lei ha deciso di sviluppare. Senti, sul discorso del dualismo in che senso? Possiamo specificare magari un po'? Beh, il dualismo si presenta per esempio dalla cosa più semplice, come è il vuoto e il pieno, come il figurativo e l'astratto già tra di noi, come il fatto che come artisti siamo appositamente due uomini e due donne, come il fatto che siamo anche sul sacro e profano. Per esempio il mio progetto gioca su questi due fattori assolutamente opposti, quindi sto facendo dei santi manga. Dei santi manga, quindi... infatti li rimanderei, chiederei alla regia di rimandarlo perché mi sono piaciuti molto. Sono di, eccoli qua, si vedono. Esatto, sono figure bibliche a cui ho dato quel che di leggenda contemporanea, che sono le grandi saghe dei manga, per me era questo il gioco. Per esempio quelle due che vedevate sono Adamo ed Eva, però nella versione inversa, quindi una versione per me femminista, in cui Eva finalmente non è colpevole, ma è innocente. Vediamo il secondo Eva, perché era subito dopo. Quello è Adamo, che invece è abbastanza conturbante e colpevole, col serpente, e lei invece non è sinistra. Lei non è sinistra, infatti è dubbio. Mi piaceva questo gioco in un italiano, e l'italiano è la mia lingua preferita, questo tipo di parole che sinistro in italiano è cattivo. Ah, quando ho giocato sul fatto di farla proprio destra, 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 ecco. Destra e destra. Esatto. Invece l'artista che c'è in centro nell'installazione centrale è un artista molto sensibile, in cui è andata a lavorare su questi tubi come se fossero dei tubi di un organo, che in realtà non emette suono, un po' parlando di quella femminilità che tante volte è costretta a tacere, a chiudere gli occhi, a essere bendata e incarcerata dal vivente. È una fotografa che lavora appunto sulle proprie vivenze attraverso però altre donne, non sono modelle ma sono donne. Molto bene, io rimanevo incantato, hai un modo di spiegare molto affascinante, e infatti ero un attimo, ero entrato dentro quasi al video. Meglio di così non potevamo finire, voglio dire, con Roberto. Allora, noi ti ringraziamo per essere stati con noi a raccontarci grazie il tuo lavoro e il lavoro della tua galleria, e vi auguriamo ovviamente di partecipare, di vincere anche volendo questi premi. Non diciamo nulla perché essere qua è una bella vincita comunque, veramente. E questo condivido anche io, condividiamo anche noi, quindi ringrazio Alexandra in regia per esserci stata dietro oggi, ovviamente anche nei prossimi giorni. Ovviamente ringrazio Setup Art Fair 2015, Simona Gavioli, Alice Zannoni, vedete i nostri sponsor, Spulmai, Concertira, Inside Club, Fare Musica e Daucope. Roberto, di nuovo grazie mille, grazie, buon lavoro, grazie a voi, ci vediamo domani alle 7 in punto, ve lo promettiamo, grazie.